La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Vicenza ha eseguito il sequestro preventivo d'urgenza di uno studio odontoiatrico riconducibile ad un professionista che era stato sospeso dall'ordine provinciale per inosservanza dall'obbligo vaccinale. I militari della compagnia di Schio, coordinati dal comandante della tenenza Rizzello, sono partiti da accertamenti preliminari eseguiti tramite l'ordine dei medici chirurghi odontoiatri di Vicenza. Hanno appurato un medico odontoiatra Scledenser, destinatario di un atto dell'ULSET Pedemontana di accertamento per inosservanza dell'obbligo di vaccinazione, accertamento risalente al 25 settembre che aveva portato a una delibera di sospensione dall'albo dopo 2 giorni. Da allora il dentista non ha smesso l'attività. I mirati sopralluoghi dei finanzieri hanno consentito di verificare un andirivieni di pazienti e quindi scattata una perquisizione dei locali su iniziativa delle Fiamme Gialle. Sono emerse prenotazioni per visite odontoiatriche avvenute nei mesi di sospensione. I finanzieri hanno sentito 4 pazienti che hanno confermato di essere stati ricevuti dal professionista. I militari hanno rinvenuto e sottoposto a sequestro probatorio d'urgenza la documentazione contabile ed extracontabile che attesterebbe l'esecuzione di almeno 34 tra visite ed interventi. I militari hanno sottoposto lo studio a sequestro preventivo d'urgenza e segnalato alla Procura della Repubblica di Vicenza per il reato di esercizio abusivo della professione, il professionista Scledense in concorso con l'assistente alla poltrona. Quest'ultima è stata segnalata per il medesimo titolo di reato, anche perché, come riferito da alcuni pazienti, ha eseguito su questi ultimi interventi di igiene orale, nonostante non fosse in possesso della qualifica di igienista dentale, ma di un mero attestato di operatrice in assistenza odontoiatrica. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato la misura cautelare ed eseguito il provvedimento necessario, in quanto solo il sequestro dei locali adibiti a studio costituisce lo strumento idoneo ad impedire la reiterazione del reato.